Continua la fase di maltempo sulla Liguria, nella notte piogge diffuse soprattutto sull'estremo Levante, ma il grosso delle precipitazioni si è scaricato in mare. Allerta gialla in vigore fino alla mezzanotte. Dal Santo Sepolcro alla Basilica dell'Annunciazione, nei santuari della Terra Santa sono state tante le iniziative di preghiera per chiedere la pace, un momento di comunità che si rinnoverà venerdì 27 ottobre su invito di Papa Francesco. L'annata 2023 straordinaria per funghi, eccellente per l'uva, discreta per le castagne e per le olive invece la peggiore degli ultimi 30 anni. L'analisi sulla produzione e le prospettive del comparto nella prima puntata del Direttamente Su. Il Comune di Chiavari è al lavoro per predisporre il bando che dovrà assegnare le 6 licenze vacanti nel mercato di Piazza Mazzini. Obiettivo: tornare ad avere Ciassa di Coi nuovamente al completo entro il 2024. Una quarantina di ragazzi e operatori dell'ANFAS e del Centro Benedetto Acquarone coinvolti in una mattinata di sport e gioco per il secondo anno è stata proposta al Campo dei Frati di Chiavari. Buongiorno ai telespettatori delle TG Telepace. In apertura parliamo del maltempo. In questo momento buona parte della nostra regione è in allerta per temporali. Dalle 11 di questa mattina è cessata l'allerta arancione, scattata alle 21 di ieri sera. La situazione resta comunque monitorata con le precipitazioni che nelle scorse ore fortunatamente si sono concentrate in mare e solo marginalmente hanno interessato la costa. Per vedere cosa è successo, ma soprattutto anche l'evoluzione per le prossime ore, ci colleghiamo ancora una volta in diretta con Daniele Laiosa, presidente di Limet. Buongiorno Daniele, grazie ancora per la disponibilità. Buongiorno Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Andiamo da quello che è successo, le precipitazioni in mare davanti alla Spezia. Esatto, è una cosa che avevamo messo in preventivo nella giornata di ieri, ci siamo confrontati come squadra dei previsori di Limet. Lo scirocco è stato un po' più corto del previsto. Quindi fortunatamente questo nucleo stazionario chiamato autorigenerante è rimasto per diverse ore da ieri sera fino alle prime ore del mattino a largo di La Spezia, a largo delle Cinque Terre, scaricando probabilmente un quantitativo d'acqua alluvionale, quindi anche superiore ai 300 mm. Il Tiguglio è stato interessato da nuclei, diciamo, di minore intensità e meno strutturati, e quindi non c'è stato un problema dal punto di vista dei ratei orari di pioggia. Quindi la convergenza di cui parlavamo anche ieri sera, tanto ipotizzata, si è verificata, ma fortunatamente più a largo. Ci si aspetta per le prossime ore? Attualmente il radar vede un nucleo simile a largo sopra la Corsica, in avvicinamento. Che scenario abbiamo? Sì, ci sarà dell'altra instabilità in arrivo da ovest, più che altro dal settore centrale, da Savona e Genova. Nel pomeriggio poi si estenderà al Tiguglio, sono sempre precipitazioni a carattere temporalesco. Non ci dovrebbe essere al momento, quindi nelle prossime ore, della stazionarietà, quindi i nuclei poi tenderanno a intensificarsi, ma a spostarsi nell'entroterra. Invece con il rinforzo delle correnti da sud, quindi tra Ostro e Scirocco, di nuovo a cavallo della mezzanotte, nelle primissime ore della notte, i nuclei torneranno ad assumere caratteristiche di semistazionarietà ed è possibile nelle primissime ore proprio che questo avvenga tra Genova e il Tiguglio. Dopodiché, questo perché? Perché la tramontana dovrebbe opporre ancora un po' di resistenza e creare appunto questi fenomeni di blocco, di convergenza. Dopodiché i flussi da sud si intensificheranno ulteriormente, quindi poi vediamo un attimino anche il discorso meteo-mare, e il grosso dei fenomeni andrà a spostarsi nell'entroterra, soprattutto quello centro-porentino e anche le Alpi Liguri, anche le Alpi Marittime, dove si attendono per la notte, per il proseguo della notte, la mattinata di domani, gli accumuli più ingenti. Ultima fase di questo passaggio, di questo complesso passaggio perturbato, i fenomeni tornano nuovamente a Levante, sul centro Levante, impegnando però meno la costa e l'entroterra. Quindi da quel punto di vista lì, domani pomeriggio, dovremo attenzionare i grossi bacini che ricevono appunto l'acqua dai rivi interni, quali soprattutto l'Entella, il Magra, il Vara, che potrebbero ricevere appunto a fine vento delle piene importanti. Bene, anche al mare, appunto per l'arrivo dello scirocco dell'Ostro.
Sì, esatto. Ci sarà una fase di venti da sud che lavorerà soprattutto nella notte, nella mattinata di domani, quindi l'onda sarà più da sud-sud-est, non mareggiata eccezionale, diciamo tipo tempesta vaia, ma comunque mare agitato, quindi almeno 3 metri d'onda. Con la rotazione poi a sud-ovest, a libeccio delle correnti nel pomeriggio, l'onda sarà più lunga, più formata, quindi potremo anche avere un picco d'onda superiore ai 4 metri. I lidi esposti del Levante, quindi a livello locale, potrebbero avere dei problemi, ma sottolineo il fatto che non si tratterà di una mareggiata eccezionale. Bene, grazie Daniele per la disponibilità. Ovviamente saremo in contatto, ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda le previsioni meteo e siamo anche in attesa di aggiornamenti per quanto riguarda l'allerta da parte di ARPAL. Buon lavoro Daniele. Grazie a voi, un saluto. Noi voltiamo pagina, parliamo della situazione in Palestina. Una giornata di preghiere, digiuno e penitenza per la pace è stata indetta dal Papa, abbiamo detto ieri per venerdì 27 di ottobre, l'annuncio durante l'udienza. Le ragioni sono il timore per quanto sta avvenendo in Terra Santa e gli altri focolai di guerra nel mondo. Un'ulteriore occasione di preghiera che segue quella già lanciata dalla comunità cristiana martedì scorso. A questo proposito vediamo come i luoghi della Terra Santa hanno vissuto questa giornata. Una giornata intera di preghiera con la recita dei salmi davanti alla croce della Basilica della Dormizione a Gerusalemme. L'adorazione eucaristica e il rosario presieduti dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, nella chiesa del Patriarcato Latino in Città Vecchia. La preghiera davanti al Santissimo Sacramento e la benedizione eucaristica nella chiesa di San Salvatore per la custodia di Terra Santa. Sono alcune delle istantanee che raccontano la giornata di preghiera e digiuno vissuta martedì scorso per chiedere la fine del conflitto tra Israele e Palestina. Nei santuari della Terra Santa sono state tante le iniziative, dal Santo Sepolcro alla Basilica dell'Annunciazione fino a Ein Kerem. Tutta la Chiesa prega per ottenere il dono della pace, come ha detto Don Paolo nella sua predica in questa celebrazione, ha detto che qui non è che preghiamo per la pace, perché Cristo in questo luogo ci ha dato la pace. Quindi noi da Gerusalemme dobbiamo accogliere questa pace che il Signore ce l'ha dato. Cristo da questo luogo è risorto, ha vinto il mondo, non dobbiamo più avere paura, nonostante ciò dobbiamo pregare per tutti gli uomini che in questo mondo soffrono. L'Egitto intanto ha confermato l'apertura di un passaggio per portare aiuti a Gaza. Sono oltre 513.000 i palestinesi accolti nelle strutture delle Nazioni Unite in tutta la striscia, dove la situazione umanitaria resta molto critica. Qui la comunità cristiana resta stretta attorno alla parrocchia latina di Gaza, dove domenica si è celebrato il battesimo del piccolo Daniel e martedì si è pregato alla luce delle candele. A loro va ricorrente il pensiero di Papa Francesco, che al termine dell'udienza generale ha nuovamente invitato i credenti di ogni religione a un giorno di digiuno e di penitenza, venerdì 27 ottobre. Che lei fai appello per la pace in Gaza. I'm lacking words for what's happening. Mi mancano le parole per quello che sta succedendo e per quello che è successo. E così prendiamo in prestito queste antichissime parole dei Salmi che rimandano al nostro pane spirituale quotidiano. Rimaniamo sotto la croce perché, come ha detto più volte il patriarca latino emerito Michel Sabbat, noi a Gerusalemme siamo la Chiesa sotto la croce. Torniamo adesso sul nostro territorio. L'annata 2023 per l'olivicoltura è stata definita la peggiore degli ultimi 30 anni. La siccità, gli attacchi della mosca, la necessità di trattamenti ha minato sensibilmente lo sviluppo delle olive con conseguente minor produzione di olio. Su questi temi e altri si concentrerà la prima puntata della nuova stagione di Direttamente Su, dedicata proprio ai frutti di stagione. Andrà in onda questa sera alle 21. Vediamo. L'annata 2023 per i funghi può definirsi straordinaria, per l'uva eccellente, per le castagne discreta, per l'oliva da dimenticare. L'opinione comune tra gli olivicoltori che hanno subito una drastica riduzione nella produzione. Con le olive quest'anno si sta facendo fatica perché sono poche, sono maturate presto, sono già cadute, diciamo, e la produzione è piuttosto scarsa purtroppo. Quest'anno faremo circa 50 litri d'olio. L'anno scorso abbiamo fatto un bel po' d'olio perché praticamente non erano tante, però erano belle sane, rendevano bene, facevano quasi 3 litri a quarta. Io faccio 40 litri, ho un piccolo appezzamento, ma ai tempi, insomma, tempi belli viaggiavo almeno sui 300 litri, quindi insomma, siamo quasi poco più di un decimo,
di quella che è la produzione di un po' di anni fa. Nonostante la primavera incoraggiante in termini di fioritura delle piante, la bastonata è arrivata nel corso dell'estate è troppo secca per garantire lo sviluppo del frutto. A luglio praticamente sono seccata la pianta. Il motivo principalmente cos'è stata? L'assenza di piogge? Per conto mio sì, è stata l'assenza di piogge, troppo. Gli olivi, secondo alcuni, starebbero ancora patendo l'onda lunga della grandinata dell'agosto dello scorso anno. Le conseguenze sul verde, sui rami, eccetera, quindi problemi di funghi, varie patologie che hanno sicuramente limitato anche la produzione di quest'anno. L'esiguità della produzione sicuramente interpella il comparto anche sulle tecniche da sviluppare per affrontare cambiamenti climatici inevitabili. Occorre sicuramente le olive iniziare ad irrigarle, cosa che non eravamo abituati a fare. E sicuramente proteggerle di più anche con trattamenti naturali per ripararle dal sole, perché l'esposizione al sole poi rovina l'olivo, proprio il frutto. E uno dei luoghi dove si trovano le primizie del nostro territorio è sicuramente il mercato di frutta e verdura di Piazza Mazzini a Chiavari. Da un po' di tempo a questa parte però la piazza non è al completo. Delle 18 postazioni, 6 risultano ancora non riassegnate dopo la cessazione di alcune attività. A questo proposito il Comune, tramite l'Ufficio del Commercio, sta predisponendo il nuovo bando che dovrà assegnare le licenze a 6 nuovi operatori che vorranno sfruttare questa opportunità lavorativa. Non sarà previsto un canone e l'assegnazione avrà durata pluriennale. Tra gli attuali operatori c'è attesa per tornare a vedere la piazza al completo. Sentiamo. Mercato con meno bancarelle, vediamo in giro per la piazza, cosa sta succedendo? Un periodo così, un momento così. Speriamo che il mercato riprenda vita, se no così è un mortuario. Il Comune sta cercando di fare qualcosa per... Il Comune cerca di dare delle licenze per riempire un po' sta piazza, perché è un peccato, è un bellissimo mercato e adesso è una delusione. Questo è un problema che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa con l'assessore Ratto, il quale il Comune farà un bando di concorso per i primi di gennaio, perché ci sono 6 posti vacanti. Cercando, speriamo, di riempire questo mercato, perché il mercato della frutta è bello quando è ricco, quando è pieno, attira anche di più e speriamo bene che la gente... Poi la tradizione, cosa sta accadendo? Come mai ce ne sono così tanti in meno? Allora, un po' un lavoro duro, sinceramente, bisogna alzarsi alla notte, andare a prendere la merce, eccetera. Un po' ci sono dei costi molto elevati anche per noi, perché comunque abbiamo bisogno di magazzini vicini e non è che se ne trova tanto, un po' di attrezzatura ci vuole, un po' di supermercati purtroppo fanno la differenza, insomma tutto fa, il piccolo commercio sta faticando in questo periodo, però speriamo che, visto che il Comune dà queste licenze a prezzo zero, speriamo che qualcuno riesca a prenderla, ecco. Quali sono le fatiche di questo lavoro? Tante, quelle tante, un lavoro duro, orari duri. E i giovani non lo vogliono fare. La licenza calmierata può essere un incentivo? Ma sì e no. Ci vuole voglia e passione, sì, per fare. Ci vuole la voglia, soprattutto voglia e sacrificio. E la situazione internazionale con l'aumento dei prezzi, oggi anche la frutta e verdura purtroppo subisce, tutto questo sta incidendo un po'? Parecchio, incide parecchio, perché purtroppo tutto quello che succede nel mondo, la guerra in Ucraina, l'affare giù in Israele, incide tutto. Si è discusso sulla possibilità di installare un nuovo ripetitore che possa garantire la copertura del segnale telefonico nell'area del Monte Penna, nel parco dell'Aveto. A sollevare l'argomento con un ordine del giorno il vice capogruppo della Lega Sandro Garibaldi. Il tema non è solo circoscritto alla Val d'Aveto, ma riguarda anche altre realtà delle province liguri, ha rilevato Alessandro Pianna, vicepresidente del Consiglio regionale, manifestando tuttavia interesse per la problematica. Garibaldi ha preannunciato la richiesta di un'istituzione di un tavolo di lavoro tra assessorati regionali e gestori della telefonia mobile al fine di individuare interventi concreti per risolvere il problema. E anche 12 studenti del Tiguglio, 11 del liceo sportivo Gianelli e 1 del Marconi del Pino, tra i vincitori della 26esima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, stanno partecipando in questi giorni al viaggio nei luoghi simbolo dell'Europa Unita, promosso dal Consiglio regionale della Liguria. I ragazzi ieri hanno assistito a Strasburgo alla seduta plenaria del Parlamento europeo, potendo conoscere direttamente le funzioni e il ruolo dell'Assemblea. In questa occasione la delegazione ha incontrato gli europarlamentari liguri
Liguri, Tiziana Beghin, Brando Beninfei e Marco Campomenosi. Dopo le due tappe precedenti, al Forte di Schönburg, una delle opere simbolo della linea Maginot, e al Memoriale dell'Alsazia e Mosella, il viaggio si concluderà domani con la visita al castello medievale di Königsburg. Torniamo in diocesi domani sera alle 20.45 nella parrocchia di San Giuseppe ai Piani di Rii. A Chiavari verrà celebrata la veglia missionaria, un momento di preghiera e riflessione che si concluderà con la consegna del mandato missionario. Vediamo. Cuori ardenti, piedi in cammino, il tema della veglia missionaria che si terrà in diocesi. Quale sarà la proposta di riflessione che verrà fatta? Beh, intanto sarà su due piani differenti. Il tema della pace da un lato, per quello che le persone possono ben immaginare, e anche il tema dell'annuncio missionario. Quindi da una parte la pace come responsabilità di ognuno, un dono da invocare sicuramente, ma che ci è affidato e quindi è nostra responsabilità, e dall'altro il Vangelo da portare fino ai confini della terra, come spesso ci diciamo. Come si svolgerà la veglia missionaria? Venerdì sera, ore 20.45, presso la parrocchia di Ribasso, se allerta, le allerte meteo ce lo consentiranno, chiaramente, ci troveremo insieme al nostro Vescovo, che presiderà questo momento, e ascolteremo il brano di Vangelo, l'intervento di Alessandra Morelli, già commissario ONU per i rifugiati, che ci aiuterà ad entrare dentro il tema. E poi daremo uno spazio anche lungo, spero, di silenzio per poter pregare insieme e riflettere. Le sorelle Clarisse ci hanno aiutato con una preghiera dei fedeli molto bella che riguarda davvero tante situazioni nelle parti del mondo, e poi il mandato missionario. Signore, manda me ad essere un seme di pace, manda me ad annunciare il Vangelo. E questo lo faremo appena prima di uscire appunto dalla chiesa e cercare di mettere in pratica, perché il Vangelo ci chiede questo, anche la Vergine Maria ci chiede questo, fate quello che vi dirà, e per essere seminatori e annunciatori di pace e di Vangelo nel mondo intero. L'ANFAS di Guglio Est ha promosso una mattinata di sport e gioco sul campetto dei Frati di Chiavari, un'occasione di divertimento e integrazione che ha coinvolto anche una rappresentativa del Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Vediamo com'è andata. Sport e gioco come formula, integrazione, divertimento e socialità come risultato. L'iniziativa Give Me Five si è ripetuta per il secondo anno sul campo dei Frati di Via Trieste a Chiavari. Insieme gli ospiti dell'ANFAS di Guglio Est ed una rappresentativa del Centro Benedetto Acquarone hanno dato vita ad una avvincente gara. Una gara però senza vincitori, tutti vincono. L'obiettivo va ben oltre la semplice vittoria. Il piacere di avere gareggiato, quindi c'è l'importanza del momento, che per loro è basilare, si sentono protagonisti e responsabili di qualcosa. E poi comunque soltanto il partecipare è già tantissimo proprio. Questa iniziativa, come molte altre promosse dall'ANFAS, intende dare risposte ai bisogni delle famiglie. Il numero delle richieste è crescente. Abbiamo più richieste anche da fuori, persone che vogliono trasferirsi qua e quindi vorrebbero entrare. E più non possiamo dimenticare le esigenze delle nuove famiglie, famiglie giovani, no? Che hanno quei bisogni che avevamo noi allora. Attualmente nella sede di Chiavari vengono accolti 30 ospiti nel centro diurno, 16 residenziali e circa 15 bambini per i quali vengono elaborati progetti. Le difficoltà non mancano, ma vengono affrontate guardando allo scopo comune. Bisogna stare attenti a non perdere il vero scopo per cui uno è qui e ha costruito questo, cioè i ragazzi. Ed è difficile riuscire a dare stimoli agli operatori, ai ragazzi, e nel contempo essere precisissimi nella burocrazia, e quindi non è per niente facile, però quando ci si riesce uno è soddisfatto, insomma.
Sesto Levante aderisce alla 31esima edizione della campagna nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo. Il tema promosso quest'anno è Per un clima di pace. Domenica sarà la giornata dedicata alla pulizia del sentiero che porta a Punta Manara e ai ruderi di Monte Castello. Appuntamento alle 9 per chi volesse partecipare nel parcheggio di via Valle di Canepa nei pressi del cimitero. Ora la linea va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per gli altri aggiornamenti. Avvenire titola Diplomazia e preghiera per fermare gli orrori. Il Papa chiama ad una giornata di digiuno per la pace. Il 27 giornata mondiale di orazione con le altre religioni. Dagli Stati Uniti 100 milioni per gli aiuti a Gaza. E poi la vicenda dell'ospedale, dubbi, un razzo, l'ipotesi di video e audio. Israele, Stati Uniti e Italia parlano di un errore della Jihad. L'editoriale a firma di Andrea Lavazza, l'arduo compito per Europa e Stati Uniti, provare a sedersi ad un tavolo. E poi c'è la minaccia terroristica, Meloni blinda i confini, misure di prevenzione per chi si è radicalizzato, l'Unione Europea espulsioni veloci. E ancora in commissione il salario minimo torna alla partenza. E oggi l'inserto di Avvenire dedicato alla salute e vita, l'algoritmo legge il futuro dei tumori. Andiamo sulla prima pagina del Secolo, Biden assolve Israele, non ha colpito l'ospedale di Gaza, l'Occidente ha cerchiato da altre da ben tre guerre, l'analisi di Bill Emmott. E poi la procura ha chiuso le indagini sull'omicidio di Nada Cella, che potrebbe essere stata uccisa per futili motivi dalla indiziata inchiesta sul delitto avvenuto il 6 maggio del 1996 a Chiavari. E poi ancora Bordighera, falsa medica nell'ospedale dei privati, scoperta dall'ASL 1, era stata assunta, pensate, con un'autocertificazione, e per questo ha fatto ben tre turni all'ospedale al primo intervento di Bordighera prima di essere smascherata. Caso Festini a Genova, Nicolic è sotto torchio per ben 5 ore. E poi ancora dalla prima pagina del Secolo, caso scommesse degli sportivi, dei calciatori, Tonali ammette puntate sul Milan. Siamo nelle pagine interne del Secolo, nel Levante si sente male in casa Levi, muore a 28 anni dopo il ricovero. Arresto cardiocircolatorio in ospedale a Lavagna, durante gli accertamenti radiografici in passato aveva avuto problemi al cuore. Si chiamava Simone Bacigalupo, macchinista e DJ, animava le notti al duplé, lascia una compagna e una figlioletta, lavorava alla Comer di Carasco. E poi ancora dal Secolo, gruppo albergatori cambio al vertice, Tarella diventa presidente, Sandro Tarella che vediamo in questa foto, Giuseppe Passi ne aveva lasciato in vista della candidatura alle comunali. Santa al vertice e vice presidente sarà Andrea Gulberti, un ruolo mai ricoperto da una donna. Torniamo sull'argomento di apertura del nostro telegiornale, ovvero il meteo. Si stavano attendendo gli aggiornamenti da parte di ARPAL in merito alle allerte. Ci aggiorna dalla redazione Cristina Onetto. Esatto Andrea, la Liguria si tinge di arancione a partire dalle 22 di questa sera e sino alle 15 di domani, questo secondo l'ultimo aggiornamento diramato dall'ARPAL, un arancione diffuso su tutte le 5 zone in cui viene suddivisa la nostra regione, in particolare nella zona C, quella che ci interessa più da vicino, quella del Tigullio, scatterà alle 22 di questa sera e si protrarrà sino alle 15 di domani per poi degradare in verde nei bacini piccoli e rimanere in giallo sino alla mezzanotte nei bacini medi e grandi. Che cosa ci attende? Come già anticipato in apertura del telegiornale, un intenso sistema frontale attraverserà la nostra regione a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità sino a molto forte, cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta la probabilità di temporali forti organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche sino ai 100 km orari, venti meridionali sino a burrasca forte tra gli 80 e i 90 km orari. Il mare è in aumento sino ad agitato, molto agitato per onda da sud-sud-ovest con mareggiate anche intense. La previsione per sabato è ancora di tempo perturbato ma con una minore probabilità di temporali forti. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, la linea può tornare allo studio. Grazie Cristina, ovviamente ci saranno anche aggiornamenti per quanto riguarda le chiusure o meno delle scuole, ricordiamo anche
anche questa mattina in caso di allerta arancione, situazione di allerta arancione, molte scuole del nostro comprensorio sono rimaste chiuse, si valuterà anche nel corso delle prossime ore il comportamento, le decisioni per quanto riguarda la giornata di domani. L'invito è di seguire il nostro sito internet www.teleradiopace.com. In chiusura diamo uno sguardo all'agenda degli appuntamenti per oggi. Gli appuntamenti di giovedì 19 ottobre. La Società Economica di Chiavari propone degli incontri con l'autore all'interno della mostra Anatomia e 200 anni dell'anatomia universa di Paolo Mascagni, dalle 15.30 alle 19 con Martina Casaretto. Dalle 15 alle 17 nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Via Chiavari, pomeriggi in compagnia con varie attività e giochi, ogni giovedì sempre alla stessa ora. Al Cinema City di Genova c'è la rassegna Almodovar, La forma del desiderio, con la proiezione di Che ho fatto io per meritare questo di Pedro Almodovar in versione restaurata e lingua originale spagnola alle 16, alle 18.45 e alle 21.15. Nell'ambito del Festival dell'Eccellenza Femminile c'è la presentazione del libro Le donne della scienza di Maria Pia Bracchio e Marilisa D'Amico alle 17 alla Biblioteca Universitaria di Genova. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 19.15 e tutti gli aggiornamenti continuano sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.